Servizio solo al tavolo, nei bar e non più al bancone, come accadeva sino a qualche tempo fa. Per i baristi una scelta incomprensibile, che non ha ragione a livello sanitario, perché il consumo era veloce. La FIPE, Confcommercio, chiede addirittura l'intervento del Ministero dello Sviluppo Economico, perché l'interpretazione della circolare per loro non è affatto chiara. Servirebbe invece, per l'associazione di categoria, una regolamentazione precisa e puntuale dopo un anno nero. Fatto sta che sotto la pioggia con il sole si può servire solo al tavolo. Questo penalizza sia chi vuole consumare il caffè di fretta e andar via, che il barista, costretto ad una mole di lavoro incredibile, costretto ad avere più personale. Lavorare va benissimo, dicono, ma la scelta non si capisce, anche perché i locali si erano adeguati per poter servire al banco in sicurezza. All'Aquila il 1° maggio diversi bar aperti e tutti parlano di una scelta che in realtà non si comprende, sperando che sia modificata al più presto la decisione. Il fatto di non poter servire i clienti al bancone quanto limita i baristi? Tantissimo, perché comunque è veloce, devi fare con l'asporto. Poi dobbiamo sperare che il tempo sia buono, perché i clienti si devono sedere fuori, e se il tempo non è buono fuori non si sede nessuno, quindi siamo penalizzati tantissimo come ristorante. Limitante è relativo, è che ci porta una mole di lavoro enorme, perché ogni caffè, mentre prima chi voleva sedersi era quel cliente che voleva essere un po' coccolato, cioè aveva qualche minuto da perdere e si godeva la colazione o l'aperitivo al tavolo. Adesso chiunque vuole il caffè dobbiamo portarlo fuori, quindi ci vuole più personale, più fatica, più lavoro, è solo quello. Perché fare questa scelta non l'ho capita sinceramente, perché noi avevamo le postazioni limitate al bancone, più di 3 persone non potevano entrare, le temperature ci permettono di avere le porte aperte, quindi secondo me si poteva fare.